19 qui si tiene questa grande iniziativa Porti Aperti. Sì. Anche diciamo, in relazione a quello che sta succedendo in queste ore, al blocco della nave di qualche giorno fa, allo sbarco dei 465, per cui si cerca diciamo, di 50 in ogni paese, sembrerebbe. Sì, no, l'iniziativa del 19 è davvero importante, perché ci sarà un dibattito molto partecipato, poi un'iniziativa anche musicale la sera, si vuole entrare nei contenuti, nei temi, nelle questioni specifiche, noi non va a andare per slogan, come fa Salvini, ma bisogna entrare nell'effettività delle questioni, nelle cause, negli effetti, nelle opportunità, nelle problematiche. Che dubbio c'è che l'Europa è stata causa di tanti mali, quell'Europa che ha costruito anche Salvini, quindi è inutile che adesso si rivendica il merito, come dire, di una distribuzione che non c'è, perché i problemi continuano a esserci, non c'è nessuna differenza rispetto a qualche tempo fa. Così come era sotto Minniti, così è sotto Salvini, è proprio gli approcci che sono completamente sbagliati, ma soprattutto trovo abominevole che ci sia una nave, un'imbarcazione fuori Pozzallo, con il sindaco di Pozzallo che fa appello affinché possa ospitare nel suo comune, che immagino non essere un comune ricco, ma sicuramente ricco di umanità, intendo dire ricco da un punto di vista economico, e che non vede l'ora che donne, uomini e bambini possano scendere dall'imbarcazione. Veramente non riesco a comprendere come questi governanti la sera riescano a posare la testa sul cuscino e pensare che per colpa loro ci sono bambini che rischiano o che sono morti per le loro politiche d'odio, di violenza istituzionale e di razzismo. È davvero qualcosa che da essere umano non riesco davvero a concepire. Altro è il tema dell'Europa, che non certo si sta svegliando, si sveglierà perché c'è Salvini, non c'entra nulla, e che forse chi sta lottando da tanti anni, difendendo persone sui territori, che sta facendo battaglie affinché l'Europa finalmente cambi, e non ci sono adesso i cambiamenti, non è che se metti un titolo che 50 migranti sono stati presi alla Germania hai fatto una rivoluzione. La Germania da molto tempo, in Germania da molto tempo arrivano rifugiati e profughi come in Italia e come in altri paesi, semmai il vero tema è chi ha messo mura, e con Salvini le mura si ergeranno ancora di più, quindi avremo ancora più insicurezza e quindi andremo ancora peggio se continueremo in questo modo, e saremo un paese sempre più insicuro. Se invece si costruirà un'altra Europa, un'altra Italia, avremo sicuramente un'Europa più sicura, con più giustizia, con più uguaglianza, e un'Italia più sicura, con più giustizia e con più uguaglianza, senza scaricare effetti così drammatici solo su alcune comunità, quelle che stanno vicino al mare, che guarda caso sono quelle che meno delle altre si sono piegate a questa logica barbara.